Ecco dove bisogna venire per trovare qualche traccia della più grave sconfitta che abbia funestato la vita di Gianlorenzo Bernini. Se la tragedia della vita di Michelangelo fu la sepoltura, la tomba di Giulio II, che si consumò a San Pietro, nel cuore di Roma, per trovare traccia dei patimenti veri che afflissero Gianlorenzo dobbiamo venire a 1500 km da Roma, nel nord dell'Europa, nella reggia di Versailles. Qui si conservano le tracce dello scacco che Gianlorenzo subì quando provò a imporre a tutta l'Europa la sua visione, la sua libertà. Il 13 settembre del 1665 Gianlorenzo Bernini viene condotto a Versailles. Non c'era ancora la reggia che diventerà una delle meraviglie dell'Europa del tardo Seicento. C'era soltanto il castello di caccia che il Re Sole aveva ereditato da suo padre Luigi XIII e che egli però già contava di ampliare facendone un luogo straordinario di delizie. Bernini visita il parco, visita l'Orangerie, dove il Re Sole conserva i suoi amatissimi aranci, propone di decorarla con una pittura a monocromo. Non avrebbe mai potuto immaginare che proprio nell'aranceria di Versailles, dove ci troviamo, sarebbe finita l'opera a cui poi consacrerà 10 anni cruciali della ultima fase della sua vita. È questa la grande statua equestre di Luigi XIV, del Re Sole. È un'idea che nasce negli ultimi giorni del suo soggiorno in Francia del 1665. 2 anni dopo, Gianlorenzo riceve la commissione ufficiale. Dovrà essere un colosso di marmo, alto quasi 4 metri, il colosso monolitico più importante della sua vita. Egli la realizza lavorandoci fino al 1677. Dalla Francia arrivano sollecitazioni a continuare il lavoro, la statua diventa il libro di testo, potremmo dire, dei giovani artisti francesi che il re paga perché studino a Roma la scultura. E nonostante questo arrivano anche segnali divergenti. Sulla statua si hanno degli slanci di entusiasmo, poi dopo anni non si fanno vivi da Parigi, non si capisce bene che cosa succeda. Gianlorenzo soffre moltissimo questa situazione e soffre anche del fatto che non sa dove la sua statua finirà. La statua era nata per essere collocata vicino al Louvre, vicino al grande palazzo che gli avrebbe dovuto costruire, o tutt'al più nel mezzo della Senna, forse sull'isola della Cité, o in una nuova piazza dall'altra parte della Senna. Senz'altro avrebbe dovuto avere un ruolo centrale nell'urbanistica della Parigi del Re Sole. Di fatto Gianlorenzo muore nel 1680 con l'enorme colosso finito, ma, come dire, spiaggiato a Roma, senza che nessuno da Parigi lo voglia. Saranno solo le pressioni degli eredi, dei figli di Bernini, che alla fine convinceranno il Re Sole a farla partire. Nel 1684, da Civitavecchia, la statua salpa verso la Francia. Ma il re, dicono le fonti, la trova così malfatta e meschina che non la vuole a Parigi. E Luigi XIV è quasi disgustato da questo suo doppio in marmo sorridente, fermato come era lui 20 anni prima,
Ormai è invecchiato, è intristito, tutte le grandi speranze del suo regno si sono in qualche modo affievolite. La statua è condannata, subissata di critiche dalla corte e da tutti. Non solo non prenderà posto nel centro di Parigi, ma viene periferizzata nel parco di Versailles, lontanissima, a far da quinta a un bacino acquatico, come vedremo anche dopo aver pagato un prezzo pesante, un vero e proprio atto di vandalismo. E lì rimane fino al 1980, quando un secondo modernissimo atto di vandalismo convince che è il momento di metterla al sicuro. Fin troppo, verrebbe da dire, periferizzata e seminascosta fra i magnifici aranci di Versailles. Ecco dunque dov'è finito il Luigi a cavallo, la grande tragedia, ma anche il grande capolavoro in realtà incompreso della vita di Gian Lorenzo Bernini, confinato fra le arance, in questo posto straordinariamente suggestivo, ma anche straordinariamente improprio per conservare un'opera che nessuno può vedere. Se fosse l'Italia a recludere un capolavoro di Bernini in una serra dove nessuno può entrare, saremmo già insorti. Ed è in effetti un po' vergognoso che accada in Francia, bisognerebbe portarlo fuori, forse addirittura riportarlo al Louvre per risarcire la memoria di Gian Lorenzo, soprattutto per permettere di vedere quest'opera da vicino. Solo Mitterrand, in qualche modo il grande presidente francese della fine del Novecento, ha compreso questo, volendone una grande copia in piombo posta accanto alla piramide di Pei, il nuovo ingresso monumentale neo-imperiale del Louvre. Bernini non poteva immaginare che per essere esposta, sebbene in un luogo secondario, l'opera avrebbe dovuto pagare un pegno così pesante. François Girardon, scultore di corte di Luigi XIV, ebbe infatti il mandato di rifare il suo volto nel volto di Marco Curzio e di trasformare le bandiere mosse dal vento sotto il ventre del cavallo nelle fiamme che accolgono questo eroe della mitologia romana antica che, pur di salvare Roma, si getta armato e a cavallo in una voragine infiammata che si era improvvisamente aperta nel cuore del foro romano. Domenico Bernini narra che Gian Lorenzo scolpì questo colosso lungo molti anni e che tutto questo avvenne in presa diretta con la più importante aristocrazia europea che entrava a visitare Bernini, lo vedeva al lavoro, gli poteva rivolgere delle domande ed ascoltare le risposte. Queste domande avevano preso presto la piega di una critica e presto Bernini dovette difendersi. Qui la visione di Gian Lorenzo, la sua libertà, attingono, come spesso succede agli artisti vecchi che ormai si sentono lontani dalle pastoie del mecenatismo e della società, una forza, una indifferenza rispetto alle opinioni dei contemporanei che non aveva mai avuto. La critica più ricorrente era quella fatta alla criniera del cavallo, ai panni del re, alla coda del cavallo, cioè alle parti mobili sbattute dal vento. A qualcuno che gli diceva che i panneggiamenti del re e i crini del cavallo erano come troppo ripiegati, trafitti e fuori di quella regola che a noi hanno lasciata gli antichi scultori, il peccato era quello di essere anticlassici, di essersi allontanati dalla lingua della scultura antica, Bernini liberamente rispose: questo essere invece il pregio maggiore del suo scalpello, con cui aveva vinto la difficoltà di rendere il marmo pieghevole come la cera e aver con ciò saputo accoppiare in certo modo insieme la pittura e la scultura. Qua il marmo non oppone più nessuna resistenza alle mani di un artista quasi ottantenne, che pure non si arrende e costringe la materia a sembrare quello che la materia non è. Egli dipinge con lo scalpello. Il fatto che gli antichi, dice Bernini, non avessero fatto così, dipese dal non aver loro dato il cuore di rendere i sassi così obbedienti alla mano come se stati fossero di pasta. Bernini dice: agli antichi è mancato il coraggio di lavorare così il marmo. È una rivendicazione straordinaria di autonomia, di forza, di potenza. Noi oggi rimpiangiamo di non vedere il Luigi XIV a cavallo così come Bernini l'aveva immaginato. Lo possiamo vedere un po' attraverso il magnifico modello autografo che è conservato presso la Galleria Borghese di Roma. Lì vediamo il monte su cui ascende il cavallo, vediamo il volto del re che qui ci è negato, vandalizzato dallo scalpello di Girardon. Abbiamo un'idea di come avrebbe potuto essere quel monumento, ma in fondo anche così, nonostante tutto,
abbiamo l'idea della forza, della potenza, della libertà con cui Gian Lorenzo seppe opporsi a ciò che i contemporanei si aspettavano da lui. Mentre Gian Lorenzo si doveva difendere con i denti e con le unghie, potremmo dire, da un'opinione pubblica europea che cominciava a essergli ostile, egli poteva ancora contare su un enorme margine di libertà che gli veniva lasciato nella sua Roma. Gli ultimi anni di Bernini a Roma saranno anni in cui egli potrà riprendersi fino in fondo la rivincita su questa Francia che non l'aveva capito. La gravità dello scacco francese non impedì al vecchio Gian Lorenzo di continuare a mettere a segno degli importantissimi successi a Roma. In questi anni egli lavora alla tomba del suo più grande amico e mecenate dopo Urbano VIII ed è in effetti la seconda tomba papale monumentale che egli costruisce nella Basilica di San Pietro dopo la tomba di Papa Barberini. Alessandro VII, Chigi, aveva regnato tra il 55 e il 66, ma in quel periodo egli non aveva scelto un posto, un luogo di San Pietro come posizione di elezione per la sua tomba, per il suo monumento funebre. E questo non perché non pensasse alla morte, anzi egli ci pensava maniacalmente. Il primo giorno di pontificato aveva chiesto proprio a Bernini di costruirgli una bara vera che teneva sotto il letto, simpaticamente, per ricordarsi che sarebbe dovuto morire in effetti, ma non avrebbe poi fatto in tempo a decidere dove costruire la tomba. E questo in qualche modo gli costò caro, perché i papi non erano mai teneri con i propri predecessori e quando si arrivò dunque negli anni 70, il cardinale nipote Flavio Chigi si vide assegnare un luogo non proprio felicissimo. Si trattava di un angolo del transetto sud-occidentale di San Pietro, nella cappella della Madonna della Colonna, ma soprattutto di un luogo infelice, apparentemente infelice, perché si trattava di una nicchia che conteneva una porta che allora, come tuttora, veniva usata per entrare e uscire dalla basilica. Come si faceva a tenere insieme una porta e una tomba? Bernini fece di necessità virtù, come avrebbe detto Michelangelo, e trasformò quelle porte vere nelle metaforiche porte della morte, un tema antichissimo, consueto nella scultura funebre fin dai tempi degli Etruschi. La tomba di Alessandro VII, a cui egli lavora con uno stuolo infinito di collaboratori fra il 1671 e il 1678, la finirà due anni prima di morire, ormai vecchissimo, è infatti una delle opere più innovative, più fantasiose, più creative di Gian Lorenzo. Egli immagina una struttura che ricorda per molti versi quella della fontana di Piazza Navona. Là quattro, diciamo, scogli, qua quattro allegorie di marmo, che fanno corona a una figura centrale, là l'obelisco, qua il Papa in preghiera. In tutti e due i casi questa figura centrale è messa in falso sopra un vuoto. In Piazza Navona l'obelisco è sopra il foro dello scoglio, qua il Papa, pesantissimo, di marmo, è sopra la porta. Bernini era ossessionato da quest'idea di dimostrare la sua capacità statica e ingegneristica. Gian Lorenzo immagina Alessandro VII non come un papa affermativo, sovrano, dispotico come Urbano VIII, ma come un papa fragile, più anziano, in qualche modo sconfitto dall'esperienza del pontificato. Alessandro VII è raffigurato a capo scoperto, in preghiera, con la tiara, la grande corona dei papi, appoggiata accanto al cuscino su cui prega. È un papa umile, raffigurato secondo l'iconografia tipica dei pontefici in adorazione di fronte all'ostia consacrata, come per esempio apparivano e appaiono tuttora per le strade di Roma durante la processione del Corpus Domini. L'invenzione più importante della tomba però non riguarda la figura del Papa, ma riguarda invece il modo con cui Gian Lorenzo risolve l'inconveniente della porta. Egli, dice Baldinucci, un suo biografo, immaginò uno scheletro, lo scheletro della morte, che entra volando per quella porta
e mostrando una clessidra al Papa gli dimostra estinte le sue ore. Tempo, morte, la morte alata, scheletrica, entra come improvvisamente dalla porta di San Pietro e mette di fronte al Papa l'evidenza della fine della sua vita, una clessidra. L'ultimo granello di polvere è passato, è l'ora di morire. È per questo che Alessandro prega, si sta raccomandando l'anima. L'entrata della morte attraverso la porta provoca un enorme sommovimento nel grande drappo, questo elemento mobile, effimero, che Bernini ha usato tante volte dalla Suor Maria Raggi in poi, che copre la porta stessa. Qui Giallorenzo immagina un momento, un attimo, irripetibile, però bloccato per sempre. Questo enorme drappo rivestito di marmo colorato, di diaspro esattamente, rosso, lo stesso della cattedra di San Pietro, è in fondo il drappo funebre del Papa, cioè una continua allusione al momento della morte. Muovendosi, questo drappo denuda una delle allegorie, le strappa letteralmente i vestiti di dosso. È l'allegoria alla destra di chi guarda, che è un'allegoria inconsueta nella tomba di un papa. Di solito intorno ai papi stavano le virtù, e qui in effetti ci sono tre virtù: la giustizia e la prudenza in secondo piano, ne vediamo quasi solo le teste e pochi attributi, la carità in primo piano sulla sinistra, che avanza con questo meraviglioso bambino in braccio verso il Papa, con i capelli sciolti, è l'ennesima popolana di Roma trascinata da Bernini nel marmo e nella grande rappresentazione delle glorie pontificie, e poi invece la verità, che non è una virtù, ma che è il prodotto della virtù. E la verità ci voleva in questa tomba, perché Giallorenzo voleva dire a tutti che tutte le accuse, tutte le sconfitte che avevano segnato il corso del Papa, con il tempo avrebbero lasciato spazio alla verità sulle sue virtù. All'inaugurazione del monumento avvenne un episodio che spiega perché i papi si costruissero le tombe mentre erano in vita, cioè perché era meglio non affidarsi ai successori. All'inaugurazione intervenne anche il pontefice regnante Innocenzo XI de Scalchi, un papa lombardo, spiritualista, rigoroso, un papa bacchettone, che infatti fu puntualmente poi beatificato da Pio XII nel corso del Novecento. E il papa trovò che la verità fosse troppo ignuda, come fece dire al cardinale Chigi, e questo è divertente perché essere nuda è la principale caratteristica dell'iconografia della nuda veritas, che deve apparire senza veli. Ma ai regnanti e ai politici di tutti i tempi la verità piace più vestita e più contraffatta. Fu comunque necessario che il cardinale Chigi e Bernini obbedissero al Papa. E così, ricorda Domenico Bernini, il figlio di Giallorenzo, nella sua biografia, la ricoprì il cavalier Bernino con una veste di metallo, che a somiglianza di marmo fece tingere di bianco, nel che provò una grandissima difficoltà, convenendogli accomodare una cosa sopra un'altra fatta con diversa intenzione. Naturalmente la difficoltà non era una difficoltà tecnica, ma una difficoltà morale. Bernini accettava davvero di mala grazia che un papa imponesse un reggiseno alla sua verità, così come altri papi avevano imposto le mutande al giudizio finale di Michelangelo. E la libertà dell'artista in questo caso venne duramente compressa dalle esigenze moralistiche di un papa assai poco benemerito nei confronti delle arti. Di fatto, ciò che colpisce in questa tomba è il movimento, una tomba in cui si racconta una storia. Nella tomba di Urbano VIII le storie erano confinate dentro le singole allegorie. Qui c'è un'unica azione che pervade tutto il monumento, la porta in movimento e contraddice l'idea stessa di tomba, una tomba dinamica, una tomba in movimento perpetuo, non si era davvero mai vista. Il vecchio Bernini metteva a segno un'altra rivoluzione.
Alla morte di Alessandro VII Chigi nel 1667 viene eletto un papa di continuità. Di continuità perché è un toscano, si chiama Giulio Rospigliosi, è un pistoiese. Di continuità perché è una creatura dei Barberini anche lui, perché è un papa colto, un papa poeta, un papa autore di teatro. Questo letterato purtroppo regnerà pochissimo, solo 2 anni, ma in questi 2 anni darà un contributo fondamentale al cambiamento del volto di Roma, in perfetta continuità con Alessandro VII. La prima opera a cui Giulio si dedica, coinvolgendo subito Bernini, è la ricostruzione, l'ammodernamento del Ponte Elio, il ponte che collegava al mausoleo di Adriano, dell'imperatore Adriano, che poi era diventato Castel Sant'Angelo, quando Gregorio Magno vide un angelo che rinfoderava la spada in cima al mausoleo annunciando la fine di una pestilenza. Intorno a quell'angelo, sulla vetta del castello, Gian Lorenzo fa atterrare altri angeli. Qua, al tempo dell'imperatore Adriano, c'erano delle vittorie alate. Questi angeli sono la continuazione cristiana di quelle vittorie. Come al solito, Gian Lorenzo immagina questo ponte in un modo dinamico. Immagina che il pellegrino che cammina verso il Vaticano, perché questo è l'accesso principale a San Pietro, il pellegrino destinato poi a vedere il suo colonnato, a essere accolto dall'abbraccio delle colonne, ad essere accolto dal baldacchino, dalla cattedra di San Pietro, venga ora scortato nel suo pellegrinaggio da 2 teorie di arcangeli, di angeli, che sono appena atterrati sul ponte mostrandogli le insegne, i simboli, gli oggetti della passione. In qualche modo il pellegrino qui si prepara a vedere il teatro sacro di San Pietro attraverso un'anticipazione tutta teatrale. D'altra parte il committente era un grande uomo di teatro e l'artista Gian Lorenzo è un grande regista anche del teatro vero. Naturalmente qua Bernini non lavora da solo, c'è tutta la sua scuola, sappiamo i nomi di tutti coloro che hanno lavorato agli angeli. Gian Lorenzo ha fatto i modelli, i disegni e poi ha coinvolto tutti i migliori scultori di Roma. In questo momento la sua bottega è la bottega di scultura più grande d'Europa, capace di fare in 2 anni un lavoro che in altri momenti e con meno organizzazione avrebbe richiesto decenni di lavoro. Gli angeli si rivolgono con animi concitati e con volti concitati al pellegrino, poggiando su dei cuscini di nuvole e mostrando la lancia, la corona di spine, il titolo della croce, la croce stessa. Ma Gian Lorenzo non si limita a mettere in scena una rappresentazione, egli vuole mettere in scena la natura. Il ponte non nega, ma potremmo dire ostenta il Tevere. Gian Lorenzo dirà in Francia durante il suo viaggio: «Io sono molto amico delle acque, esse calmano il mio spirito». E possiamo immaginarci Bernini che durante le pause del suo lavoro a Roma, sul Tevere e a Parigi lungo la Senna, camminava per rilassarsi, diremmo oggi, per farsi rilassare dalle acque. E Gian Lorenzo vuole condividere con noi questa inclinazione per l'acqua. Egli svuota le spallette del ponte e le sostituisce con delle reti, molto simili a quelle che abbiamo conosciuto a Santa Bibiana, quando Bernini cinge la colonna di Santa Bibiana e il sarcofago di una rete molto simile. Queste reti permettono di vedere l'acqua. In qualche modo il ponte non nasconde il Tevere, ma la natura si entra in comunione, compenetra l'architettura. L'idea dell'architettura di Bernini è un'architettura paesaggistica. La vecchia idea per cui le città non negano il territorio, il paesaggio, l'ambiente, ma invece si integrano perfettamente con l'ambiente, un'idea che noi non possiamo più capire a causa delle nostre terrificanti periferie stracolme di cemento, quello che si chiama lo sprawl, la città che si dissolve nel cemento mangiando il territorio. Qua invece è visibilissimo. C'è una comunione profonda fra le pietre del ponte, le sculture del ponte, l'acqua e gli alberi del Tevere. La comunione della città e della natura nel cuore di Roma. Questo era il miglior viatico per arrivare a San Pietro, non dimenticandosi che sì, certo, è un teatro divino, siamo trascinati verso il paradiso, ma rimaniamo con i piedi ben piantati sulla terra. La dimensione naturale, la dimensione fantastica, in Bernini trovano una sintesi spettacolare, forse in nessun luogo piacevole e gradevole come sul ponte, Ponte Sant'Angelo. Con una tipica magia berniniana, un pezzo del Ponte Sant'Angelo non è sul ponte e non è sul Tevere. È in una chiesa di Roma, in Sant'Andrea delle Fratte, dove ci troviamo. Sono l'angelo con la corona di spine e l'angelo col titolo della croce. 2 statue che Bernini, nonostante l'età avanzata, volle scolpire lui stesso e che riuscirono così belle e così importanti che il Papa, Clemente IX, decise che non avrebbero potuto rimanere per l'eternità a farsi rovinare dalle intemperie sul ponte. Così decise di donarle a suo nipote, il Cardinale Giacomo, con il piano di portarle a Pistoia e se i Rospigliosi ci fossero riusciti, probabilmente la storia della scultura toscana della fine del Seicento sarebbe stata diversa.
E invece, a causa della morte del Papa, quelle opere rimasero, non sappiamo bene in quali circostanze, in casa Bernini, non in casa Rospigliosi, finché nel 1729 un nipote dell'artista, Prospero Bernini, le donò alla propria parrocchia e da allora si trovano qua. Come sempre, anche in questi due angeli, Bernini racconta una storia attraverso due ritratti. Due ritratti di questi straordinari angeloni, stretti e lunghi come fiamme guizzanti. Si è scritto che Bernini qua recupera quasi le proporzioni delle figure gotiche, tanto si allontana dal canone classico. Sono due ritratti del dolore, potremmo dire, caratterizzati in modo diverso. L'angelo che ha in mano la corona di spine e che ce la mostra, ben attento a non pungersi con le spine, ha un'espressione accigliata, arrabbiata. Ce l'ha con gli uomini che hanno crocifisso Gesù, perché naturalmente è della storia della passione che si parla. L'altro angelo invece ha gli occhi chiusi e sprofondato in se stesso, non può forse nemmeno credere a quello che ha visto e ostenta, srotola il cartiglio con l'iscrizione che stava in testa alla croce. Tutto in queste due sculture parla del tentativo di Bernini di tradurre gli stati d'animo in materia. I movimenti delle vesti, agitate da un vento innaturale, dal vento dello spirito, dal vento delle emozioni interiori. Le braccia e le gambe, le dita affusolate, i volti liscissimi, levigati, messi a contrasto con la materia delle nuvole, opaca, pesante, come delle grandi meringhe su cui gli angeli poggiano. Le ali, infine, ali naturalistiche, ali di uccello, scabre, credibili, in movimento. Siamo trasportati di peso in un altro mondo, in un mondo in cui le espressioni diventano forma. L'ultima commissione pubblica portò un Gian Lorenzo Bernini ormai anziano ad avere a che fare con una chiesa particolarmente amata, venerata e importante di Roma, la chiesa di San Francesco a Ripa, il cuore di Trastevere, dedicata a San Francesco perché qui Francesco, quando veniva a Roma a trovare il Papa, sostò più volte, qui si conserva la sua cella e una sua immagine molto antica. Oggi la vediamo assediata dalle macchine, la vediamo con una facciata barocca, lavoro proprio di un allievo di Bernini, Mattia Dei Rossi, ma vi dovete immaginare una chiesa al tempo di Bernini ancora medioevale. Ma se questa chiesa ha un'opera di Gian Lorenzo Bernini, lo si deve alle dinamiche misteriose e incomprensibili della politica romana nel Seicento come oggi, del resto. Nel 1670 venne eletto Papa Emilio Altieri, un cardinale romano che aveva quasi 80 anni e che per assicurare una discendenza alla propria famiglia aveva appena adottato due ultimi discendenti di un'antica famiglia romana, la famiglia degli Albertoni, dei Paluzzi Albertoni. Gli Albertoni portarono in dote al Papa non solo la possibilità di continuare la famiglia, ma anche una potenziale santa, almeno una beata. Ludovica Albertoni, veneratissima terziaria francescana, che era vissuta a cavallo fra 4 e 500, in Trastevere. Ludovica si era sposata, aveva avuto un marito violento, aveva avuto tre figlie. Dopo aver assolto tutti i suoi obblighi con il mondo, dopo essere rimasta vedova, decise di dedicarsi a Cristo, il suo sposo di elezione,
aiutando i poveri e gli ammalati, prodigandosi soprattutto durante il sacco di Roma del 1527, morendo poi poco dopo nel 1533. Il Papa beatificò immediatamente Ludovica Albertoni, facendone un perno della sua propaganda politica e religiosa, una leva di affermazione del nuovo pontificato. Dopo la santificazione bisognava costruire nell'immaginario dei romani l'immagine della nuova beata e associarla al nascente pontificato Altieri. Per questo occorreva un regista, e l'unico grande regista capace di collegare insieme la politica all'immaginario religioso, il favore dei fedeli, era ancora il vecchio Gian Lorenzo Bernini. Ma il vecchio Bernini qui si prese fino in fondo la propria libertà e inventò qualcosa che non assomiglia a una scena, a un episodio delle storie della Beata Ludovica, ma piuttosto assomiglia ad una visione. Il pellegrino, il visitatore che cammini lungo la navata della chiesa, che all'improvviso, arrivato all'altezza dell'ultima cappella, si volti alla sua sinistra, vedrà infatti qualcosa che assomiglia molto ha una visione paradisiaca, come se ci fosse una porta su un'altra dimensione, su un'altra realtà. Bernini decide di fermare per sempre il momento di un giorno preciso. È il 31 gennaio del 1533, siamo al tramonto, nella penombra della sua camera, la beata Ludovica Albertoni sta morendo. C'è un grande quadro a capo del letto, una finestra che dà la luce naturale alla beata dietro la testata del suo letto, e Ludovica si contorce negli ultimi spasmi dell'agonia. È il momento fatale, quello in cui, secondo le fonti, Ludovica avrebbe ripetuto le parole di Gesù sulla croce: «Signore, nelle tue mani affido il mio spirito», e subito dopo sarebbe spirata. Bernini la blocca per sempre, morente per sempre, sul proprio letto. È il momento in cui si spalancano le porte del paradiso e cominciano ad apparire intorno a lei degli angioletti. E non sappiamo se sono dipinti, scolpiti, sono veri o finti, in che spazio vivono, nello spazio della rappresentazione o nello spazio reale del visitatore, del fedele. L'ambiguità su cui gioca Bernini è facilitata dalla sua decisione di grande regista. Egli non tocca la cappella originaria della famiglia e decide invece di aprire una piccola abside sull'esterno della chiesa, in maniera da ricavare due finestre, una, quella sulla destra, è poi stata in parte murata, per poter controllare, come faceva sempre ossessivamente, l'illuminazione e quindi il tono generale di questa sacra rappresentazione che sarebbe andata avanti per sempre. Gian Lorenzo sapeva che il visitatore, il fedele della Roma del Seicento, era abituato a vedere i corpi dei santi sotto l'altare, contenuti in un sarcofago. E infatti qui vediamo che egli riplasma l'altare come un sarcofago, con una finestrella con il cuore in fiamme, da cui i fedeli potevano vedere le reliquie della Beata Ludovica. Ma genialmente ribalta questa convenzione iconografica e di rappresentazione. Invece di metterla sotto l'altare, mette il corpo della santa sopra l'altare, sopra il suo letto. Il sacerdote celebra la messa avendo di fronte una scena che è anche l'immagine della santa, che è sovrastata a sua volta da una grande pala d'altare dipinta, dipinta poi da Bacciccio, amico e collaboratore di Bernini, qualche tempo dopo, che rappresenta la Madonna e Sant'Anna, perché questa cappella era consacrata a Sant'Anna, e Ludovica, che frequentava questa chiesa, chiese proprio di essere sepolta nella cappella di Sant'Anna. Il raccordo fra l'altare e la Beata Ludovica è questo grande drappo che si muove, che è immaginato come la coperta del letto sostanzialmente, che replica quello che abbiamo visto sulla tomba di Alessandro VII Chigi in Vaticano, e che Bernini in un primo momento preparò con un legno dipinto, e che solo nei primi anni del Settecento, quando Bernini era morto, fu poi tradotto in marmo, ma rispettando perfettamente questa unitarietà di concetto. Il fedele, il sacerdote, la Beata Ludovica, il quadro di Bacciccio, gli angeli.
I piani di realtà si moltiplicano e noi per sempre siamo immersi nel cuore di questa sacra rappresentazione, di questo 31 gennaio del 1533 che non finirà mai. Possiamo chiederci dove Gian Lorenzo prende l'idea di conferire alle sue figure femminili sdraiate una sensualità così accentuata. Nonostante che la beata Ludovica Albertoni sia una pia terziaria che muore sul suo letto di dolore, il letto stesso, il modo in cui giace, il suo volto, trasmettono agli spettatori, e non solo a quelli maliziosi, una inconfondibile idea di erotismo. Bernini aveva già in qualche modo attinto a un filone erotico quando aveva immaginato Santa Teresa nella sua estasi, e qui un contemporaneo l'aveva scritto: Teresa non era solo una vergine prostrata, cioè sdraiata, ma era anche prostituita, associando il tipo iconografico della figura femminile sdraiata a una evidente situazione sessuale erotica lì interpretata e censurata moralisticamente. Gian Lorenzo traeva questa idea, questa ispirazione, dalla sua profonda conoscenza della scultura antica. Quest'opera, per esempio, l'aveva frequentata direttamente. Oggi è al Louvre, ma al tempo di Gian Lorenzo si trovava nella collezione borghese. Fu ritrovata intorno al 1616-17 nel giardino dei Padri Carmelitani di Santa Maria della Vittoria, proprio dove Bernini farà poi la Santa Teresa, un destino di luoghi. Scipione Borghese se la comprò immediatamente. Se la comprò perché era attratto da questa scultura così particolare. Da questa parte una meravigliosa ninfa addormentata che fornirà il modello a molte opere del Seicento. Velázquez nel 1650, nel suo secondo viaggio in Italia, si ispirerà a questa posa per la sua sensualissima, modernissima, davvero preimpressionistica Venere distesa. Ma quando si giri intorno a questa figura, come possiamo fare qua, si scoprirà molto presto che da quest'altra parte la ninfa ha sì un bel seno, ma anche dei genitali maschili inconfondibili. È un ermafrodito, come si diceva nel Seicento, una che si addormentò donna e che si svegliò uomo. Questo sogno ambiguo che crea un ermafrodito, figura che attraeva tutti i più inconfessabili desideri e le più ardite fantasie dei cardinali del Seicento. Il cardinale Scipione Borghese era attratto da questo tipo di sensualità. La Proserpina rapita da Plutone, Dafne che urla mentre Apollo la raggiunge. Anche questo bellissimo ermafrodito trovò il suo posto nella villa del cardinale Scipione. Scipione chiese a Gian Lorenzo di restaurare l'opera, fornendogli ciò che non c'era più quando era stata ritrovata, il letto. Nelle mani di Bernini il letto diventa magico, diventa vero, diventa un materasso morbido. Oggi ci sembra quasi un materasso gonfiabile da spiaggia, ma in realtà sembrava proprio i materassi giacigli con questi sbuffi di lana meravigliosi su cui si riposavano i cardinali, i dignitari di un certo livello sociale dell'epoca di Scipione Borghese. Scipione chiese a un importante artigiano del legno, un grande falegname dell'epoca, di preparare anche un sostegno di legno su cui posava il materasso e un coperchio che veniva tolto e messo a seconda dell'identità del visitatore. A un vecchio cardinale scrupoloso non sarebbe stato fatto vedere l'ermafrodito, ma invece a conoscitori più giovani e interessati sicuramente sarebbe stato svelato. E dall'altra parte della sala c'era un materasso vero e proprio, dove ci si poteva sdraiare e contemplare l'ermafrodito, perdersi in chissà quali fantasie. Gian Lorenzo crea qualcosa che gli antichi stessi non avrebbero probabilmente conosciuto. È uno dei momenti più felici di integrazione fra l'antico e il moderno.
è il naturalismo sensuale del Seicento, la rivoluzione berniniana della scultura che fagocita l'antico. Si potrebbe parlare, come è stato fatto, dell'influenza del barocco sull'antichità, non solo di quella dell'antichità sul barocco. Gian Lorenzo era circondato da sculture che potevano offrirgli delle ispirazioni. Per puro caso, accanto all'Ermafrodito, qui al Louvre, c'è una delle derivazioni dell'Arianna sdraiata, il cui prototipo si trova nel cortile del Belvedere, in Vaticano. All'epoca di Bernini si discuteva se fosse una Cleopatra o un'Arianna, comunque un'eroina che moriva di pene d'amore, che si dibatteva ricordando amori perduti, sdraiata sul letto. Un'immagine di sensualità e di dolore che aveva già catturato Caravaggio, il quale si ispira evidentemente a queste figure nella mezza figura della sua Maddalena in estasi, di cui abbiamo perduto l'originale ma abbiamo molte copie. Anche qui una prostituta pentita che si strugge d'amore per il suo nuovo amante, Cristo, che evidentemente è modellata sull'antico ma che trasportava nel moderno questa ambiguità. Quel quadro testimonia come già in Caravaggio ci sia questo modo di collegare all'antichità sensuale una idea di cristianità altrettanto sensuale. La Maddalena di Caravaggio è un anello della catena a cui seguiranno Teresa e Ludovica, ma in cima a quella catena c'è Arianna, c'è l'Ermafrodito. Negli anni 60 la bottega di Bernini era un'impresa straordinariamente ben avviata. Ed era possibile che un ricco borghese ottenesse da questa bottega la costruzione, la decorazione di una cappella gentilizia in una delle chiese del centro di Roma. E questo è il caso di Gabriele Fonseca, un medico, professore di medicina alla Sapienza, che ai tempi d'oro era stato l'archiatra, cioè il medico del Papa Innocenzo X Panfili. Gabriele chiede e ottiene alla bottega di Gian Lorenzo Bernini di progettare questa cappella, che è una cappella che in gran parte riutilizza disegni, invenzioni, soluzioni già sperimentate. Se volete, una cappella in qualche modo di seconda mano. La pittura dell'altare, una copia dell'Annunciazione di Guido Reni nella cappella del Papa al Quirinale. Sulle pareti, quadri che raccontano, alludono alle arti mediche di Gabriele Fonseca, che aveva sperimentato il chinino contro la malaria e che sceglie dell'Antico Testamento dei soggetti che possano alludere a queste sue ricerche. Ciò che non era per nulla ovvio è che il capo maestro, Gian Lorenzo Bernini in persona, dedicasse le sue ultime forze a scolpire una mezza figura al naturale di Gabriele Fonseca, il committente stesso della cappella. E invece Bernini lo fa. Non sappiamo perché l'abbia fatto, in un momento della sua vita in cui aveva molte altre cose da fare. Perché erano molto amici? Perché Fonseca l'ha coperto d'oro? Non lo sappiamo, ma siamo molto felici che l'abbia fatto. Perché la presenza di Gabriele Fonseca è una delle vette della scultura e della ritrattistica del tardo Seicento occidentale. Bernini mostra Fonseca immerso nella preghiera, non dimentico di se stesso, indossa una grande toga da accademico della Sapienza di Roma, stringe nelle mani nervosamente un rosario e si raccomanda l'anima. Naturalmente il punto di vista privilegiato di quest'opera è il profilo, ciò che si vede dalla porta della cappella senza entrare dal cancello. Ma quando si vedrà la scultura di fronte, si vedrà che Bernini ha immaginato le mani del Fonseca così premute sul petto, in questa preghiera così esasperata, perché ne andava della salvezza eterna del Fonseca stesso, che le mani sembrano entrare nella materia, scompaiono nel petto, entrano nei vestiti con una dissoluzione del marmo che ricorda davvero la scultura del Novecento. Per sempre vivo in preghiera, proprio come la beata Ludovica Albertoni, per sempre è morente sul suo letto a San Francesco a Ripa. Gabriele è una presenza credibile. Chi preghi in questa cappella, sovrappensiero, si volti, può pensare di avere accanto un altro fedele. Non c'è una rappresentazione più convincente, più tangibile del dogma cattolico della comunione dei vivi e dei morti. E accanto a Fonseca ci si chiede, ma siamo più vivi noi o è più vivo lui? Noi in carne ed ossa, ma destinati a passare, o Gabriele Fonseca, di marmo sì, ma destinato a durare per sempre.
Fonseca è una scommessa di Bernini vinta con il tempo, perché per sempre blocca un attimo della vita quotidiana in una qualità, in una credibilità di scultura che fino ad allora forse non si era mai raggiunta. Negli stessi anni in cui Gian Lorenzo lavora al ritratto del Fonseca, egli sta lavorando anche a un ritratto molto più importante, un ritratto del penultimo pontefice della sua vita, Clemente X Altieri. Non sappiamo quale fosse la destinazione di quest'opera, ma sappiamo che Bernini la lasciò incompiuta. Anzi, quasi sicuramente si tratta del marmo che, quando egli muore, lascia in eredità al cardinale Paluzzo Altieri, nipote di Papa Clemente X e committente della cappella della Beata Ludovica Albertoni. Da che cosa capiamo che si tratta di un'opera incompiuta? Lo capiamo dal fatto che ci sono ancora quelli che si chiamavano, nel gergo degli scultori, i ponti o i ponticelli di marmo, che legano per esempio questa mano al corpo del Papa, legano fra di loro tutte le dita, legano questa lettera che il Papa ha in mano alla stola, e poi da altri dettagli, per esempio le narici del pontefice non sono scavate e ci sono ancora moltissimi altri dettagli di non finito. Che cosa era successo? Probabilmente quando il Papa era morto nel 1675, Gian Lorenzo interruppe il lavoro e gli eredi non si decisero a chiedere l'opera conclusa, non sapendo bene probabilmente a quel punto dove collocarla. Questo può far pensare che l'opera si dovesse inserire in un contesto ufficiale che aveva senso solo finché Clemente era regnante e in vita. A far pensare questo è anche la dimensione monumentale dell'opera, non un busto, ma una rara mezza figura, con le mani. Ciò che abbiamo sempre finora supposto nei busti, cioè il movimento delle braccia, che non si vedevano, ma che in qualche modo innescavano un moto della mozzetta dei papi e dei cardinali, qua invece si vedono e come. Clemente sta innalzando la destra per dare la benedizione, mentre regge nella sinistra dei fogli, delle lettere, probabilmente delle suppliche che ha ricevuto da qualche fedele. Tutta l'immagine del Papa è pensata per essere vista probabilmente a distanza, probabilmente molto in alto. In effetti quest'opera fu poi collocata dagli Altieri in cima alla grande biblioteca di Palazzo Altieri in Piazza del Gesù a Roma, dove è rimasta fino al 1999, quando la famiglia Altieri l'ha venduta allo Stato, che poi l'ha sistemata in Palazzo Barberini, accanto ad altre opere del Bernini, però giovane in quel caso. Qua le braccia si vedono e come, e la presenza delle braccia innesca un movimento particolarmente forte, esasperato. È lo stesso Bernini degli Angeli del Ponte Sant'Angelo, è l'ultimo Bernini, quello del cavallo di Luigi XIV, quello così difficilmente accettabile anche per i più coraggiosi dei suoi contemporanei. Qui davvero la libertà è estrema. Non c'è più qualcosa di naturalistico, c'è un movimento iperespressionista, concitatissimo, quasi folle. Il marmo va in una direzione completamente, come dire, antinaturalistica, come un piccolo oceano di pieghe in tempesta. Stride con questa vitalità, con questo movimento esasperato della mozzetta, il cartiglio dove poi è stato scritto il nome del Papa, Clemente X, Pontefice Massimo. Un altro dettaglio che fa pensare che l'opera si dovesse collocare a grande distanza in un contesto tutto sommato fisso e ufficiale, e doveva fare un certo effetto vedere questo naturalissimo vecchione, questo pontefice eletto già molto vecchio, un po' imbolsito e dallo sguardo cieco, Bernini non gli scolpisce le pupille, però agitarsi in modo così credibile, così vivace, dall'alto di un palazzo romano. Ma prossimo ormai il cavaliere alla morte, in età decrepita di 80 anni, volle illustrar sua vita e chiuder l'atto di sua fino a quell'ora tanto bene condotta professione col rappresentare un'opera che felice è quell'uomo che termina con essa i suoi giorni. Questa fu l'immagine del nostro Salvatore in mezza figura, ma più grande del naturale, con la man destra alquanto sollevata, come in atto di benedire. In essa compendiò e ristrinse tutta la sua arte, e benché la debolezza del polso non corrispondesse ormai alla gagliardia dell'idea, tuttavia gli venne fatto di comprovare ciò che prima ei dir soleva, e cioè che un artefice eccellente, eccellente nel disegno,
Dubitar non deve, al giunger dell'età decrepita, di alcuna mancanza di vivacità e tenerezza, e destinò quest'opera alla sua tanto benemerita regina di Svezia, che scelse piuttosto di rifiutarla, che con l'impossibilità di contraccambiarne il valore, degenerare dalla sua regia beneficenza. Ma fu poi costretta ad accettarla indi a 2 anni, quando dal cavaliere le fu lasciata in testamento. Questa pagina commovente di Domenico Bernini racconta la fine della vita di suo padre, l'ultima opera di Bernini, quella in cui Gian Lorenzo volle provare a restringere, come dice il figlio, tutta la sua arte, benché ormai il polso, le mani, le forze non gli consentissero di aggredire un blocco di marmo come aveva fatto nella sua giovinezza. In effetti il Salvator Mundi di Bernini appartiene proprio a questa categoria, speciale e tremendamente affascinante. Le opere con cui grandi artisti, arrivati a un'età in cui ormai la morte si avvicina, decidono di coronare la propria esistenza. Gian Lorenzo aveva già scolpito negli anni della sua giovinezza un busto di Cristo, o per meglio dire l'aveva inventato, l'aveva disegnato e forse modellato, ma era stato poi suo padre Pietro probabilmente a tradurlo in marmo, un'opera che è emersa solo recentissimamente. Gian Lorenzo è arrivato alla fine della vita, si ricorda, come spesso succede nella vecchiaia, delle cose della sua giovinezza e pensa di finire la vita con un'immagine di marmo più grande del naturale di un Cristo benedicente. All'inizio degli anni 70 del Novecento, Irving Levin, già benemerito scopritore del primo busto di Bernini del Coppola, che ricorderete, scopre nel Chrysler Museum di Norfolk, in Virginia, un grande marmo che ha tutta l'aria di essere l'autografo di Gian Lorenzo Bernini. Il Cristo viene raffigurato in una posizione su cui si è molto discusso, in atto di benedire. Forse invece un Cristo risorto nell'atto del noli me tangere, del non mi toccare, un Cristo nell'orto dell'ulivo che allontana il calice della passione, su questo potremmo discutere a lungo. Sta di fatto che il grande marmo americano è un marmo che ha dei momenti più compiuti e dei momenti, dei passaggi invece meno risolti. Un Bernini che non riesce a star dietro alla sua stessa invenzione. Io continuo a essere fermamente convinto che quest'opera, che alterna appunto passi assolutamente geniali e a passi invece evidentemente incompiuti, per esempio ci si può chiedere se gli occhi, con queste pupille un po' meccaniche, non siano stati lavorati da qualcuno dopo la morte dell'artista. Pochi anni fa, alla fine degli anni 90, nella chiesa, nella sagrestia allora di San Sebastiano fuori le mura a Roma, sulla via Appia, è stata scoperta un'altra versione di questo Cristo. E ora la grande maggioranza degli studiosi di Bernini si è messa d'accordo nel ritenerla l'autografo di Gian Lorenzo. Io sono forse una delle rarissime eccezioni, perché in quest'opera di San Sebastiano fuori le mura non vediamo questa convivenza di brani riusciti con brani meno riusciti. È una scultura uniformemente accettabile, anzi particolarmente gradevole e ben riuscita. Ma forse manca, e questa è la mia opinione, manca proprio di quella forza, di quella libertà espressiva, di quella originalità che ci aspetteremmo dall'ultimo Bernini. Manca di quei passaggi scabrosi, impervi, liberi che conosciamo nel Luigi XIV. È un'opera profondamente berniniana, ma di quel berninismo che non è lo stile del maestro, ma è quella vulgata, quella lingua ormai un po' accademica, uniforme, gradevole, decorativa, che sa ormai di barocchetto, sa ormai di Settecento, di Rococò. Se mettiamo a confronto le due barbe, la barba del Bernini americano è una barba ispida, è una barba riccioluta, è una barba che ricorda innanzitutto un disegno di Gian Lorenzo, autografo, che si trova a Roma all'Istituto Nazionale per la Grafica, e che poi ricorda addirittura il busto della giovinezza e tutta la tradizione fiorentina, laddove invece nel grande marmo di San Sebastiano fuori le mura la barba è decorativa, sono delle grandi falcate di marmo che non hanno più a che fare con una vera barba, ma piuttosto con un motivo, sembra una conchiglia rococò. In generale c'è un'aria accademica più dolce, più disinnescata, più decorativa. E io credo che si possa attribuire questo busto a Giuseppe Mazzuoli, che era uno scultore senese, di nascita volterrano, ma di fatto senese, il migliore scultore di Flavio Chigi, che collabora con Gian Lorenzo alla tomba di Alessandro VII, che abbiamo appena visto, e che è di fatto uno dei più fedeli interpreti della sua vita.
quest'opera, La Medusa, piovene in Campidoglio nel 1731, senza una storia, senza documenti, con questa iscrizione che, pur senza fare il nome, adombra il fatto che sia un capolavoro dello scultore più grande del secolo precedente, Gian Lorenzo Bernini. Anche questo è un caso particolarmente controverso. La Medusa del Campidoglio, che voi troverete citata come opera di Bernini senza se e senza ma in moltissimi testi, documentari, anche libri scientifici. Io non credo che sia un'opera di Gian Lorenzo Bernini. Quest'opera compare improvvisamente nel 1731 senza una storia. In realtà, quando la si guarda da vicino, si vede che è un'opera impregnata di berninismo, inconcepibile senza il passaggio di Gian Lorenzo sulla faccia della terra. Il volto contratto dal dolore si riferisce non solo alla scultura antica e non solo all'espressionismo caravaggesco, per esempio, o ai suoi precedenti leonardeschi o rubensiani, ma ha molto a che fare con i ritratti femminili di Bernini. Si è per esempio detto che sarebbe una sorta di Costanza Bonarelli indiavolata, trasfigurata in modo demoniaco. Tutte queste sono chiacchiere molto affascinanti, però quando la si vede da vicino, il trattamento dei capelli, per esempio, o il trattamento di questi serpenti, non c'è nulla della qualità strepitosa di Gian Lorenzo Bernini. I denti sono scolastici, uno uguale all'altro, fatti come dire, senza estro, senza genio. E i capelli vogliono mimare quelli di Bernini, ma senza riuscirci, rimangono a uno stadio estremamente rozzo e abbozzato. Cosa avrebbe fatto Gian Lorenzo con dei veri serpenti? Quale varietà, quale vivacità, quale mostruosità avremmo visto in questa testa di Medusa? E invece no, è tutto molto trattenuto, scolastico, rozzo e troppo semplice. I casi sono due: o qui, come si vede per esempio in questi capelli, come potrebbero indurre a credere certe semplificazioni, siamo di fronte ad una copia di un'invenzione davvero berniniana, o siamo di fronte all'opera di un imitatore, di un emulo, probabilmente dei primi anni del Settecento, che si ricordava di Gian Lorenzo, che in qualche modo ne interpretava la grandezza, ma che non aveva i mezzi per seguirlo davvero. È caratteristico che proprio con l'opera di congedo di Gian Lorenzo si ponga il problema di una bottega, che non è solo una bottega, ma direi un'intera città, un'intera nazione, che ormai parla la lingua di Bernini. Bernini si è imposto, ha avuto successo, ha trionfato, ormai è impossibile fare scultura senza parlare la sua lingua. E ai livelli più alti di questa vulgata, di questa lingua, noi facciamo fatica a distinguerla da quella dello stesso maestro. È un segno di successo, ma in certo modo è anche il segno di un Bernini che è prigioniero del suo successo, tanto che noi non riusciamo a distinguere la sua mano da quella degli allievi. Rivendicare l'autografia del grande marmo americano significa pensare che fino all'ultimo Gian Lorenzo non sia diventato un seguace di se stesso, un acquirente del suo prodotto di successo, ma abbia saputo rilanciare, sganciandosi da questa vulgata berniniana per guardare oltre, per guardare avanti, fino a 80 anni, con le mani che non gli funzionavano più, fare qualcosa che ancora molti di noi oggi non sono in grado di capire. Alla fine della sua lunga vita, Gian Lorenzo Bernini torna qua, a Villa Borghese. Torna a vedere le opere della propria giovinezza. Ed è molto raro che questo succeda. Non abbiamo altri casi di grandi artisti che da vecchi abbiano la possibilità di rivedere le loro opere giovanili. Gian Lorenzo viene qua insieme al cardinale Antonio Barberini e fa un commento che ci sorprende molto, perché di fronte ai capolavori della propria giovinezza, il vecchio Gian Lorenzo è depresso, è malinconico, è scontento. E dice ad Antonio Barberini: «Oh, quanto poco profitto ho fatto io nell'arte della scultura in un sì lungo corso d'anni, mentre io conosco che da fanciullo maneggiavo il marmo in questo modo». Bernini, come Michelangelo, come molti altri grandi artisti della nostra tradizione, era scontento, avrebbe voluto fare di più, avrebbe voluto fare meglio. Aveva il diritto di essere scontento di se stesso, noi invece gli siamo grati, perché in questa sua lunga vita ha combattuto sempre, fino all'ultimo, per la propria libertà, la libertà di un artista, che è oggi la nostra libertà.
Thank you.